Ragazzi, se per caso parlo, diciamo, spiego senza che ci sia qui questa icona rossa, diciamo, questa spia rossa, avvisatemi. Così. Allora, quindi la volta scorsa abbiamo parlato in generale dell'energia nei fluidi. Abbiamo detto il concetto di energia specifica, che, lo ricordo, è l'energia posseduta da una quantità di materia diviso il peso della materia. E abbiamo visto che l'energia specifica è uguale a un'altezza, a un'altezza. In particolare, abbiamo preso l'esempio dell'energia potenziale gravitazionale, che ricordiamo è un tipo di energia potenziale. Perché l'energia potenziale gravitazionale? Perché è dovuta alla forza di gravità, al peso, no? Poi c'è l'energia potenziale, diciamo, di natura elastica, quando per esempio c'è una molla tesa o compressa, no? Sono altri tipi di energia potenziale e ognuno dipende dalla forza che genera questa energia. Nel nostro caso, l'energia potenziale. Abbiamo quindi fatto l'esempio di un corpo di peso P, per esempio, proprio come numeri abbiamo messo il mio peso. E abbiamo calcolato la mia energia potenziale rispetto al suolo, nel senso del piano stradale, e anche la mia energia specifica. Abbiamo detto che la mia energia specifica è 20 metri, cioè io pesando 700 newton, diciamo all'incirca 70 kg, ho un'energia. Stava qui, veniva 14.000 joule, divisa il mio peso in newton, viene 20 metri. Quindi l'energia specifica è una lunghezza. Se la forza coinvolta è la forza di gravità, è un dislivello. Quindi l'energia specifica corrisponde a un dislivello. In questo caso il dislivello del mio corpo rispetto al piano stradale. Quei 20 metri, però, diciamo, vengono da cosa? Potremmo anche scrivere, credevo di averlo detto, ma non lo vedo scritto. Quei 20 metri da dove risultano? Veniva qua 14.000 joule. 14.000 joule diviso 700 newton. E quindi veniva 20, che cosa? Beh, lo sappiamo già, metri, ma in particolare facendo il passaggio, 20 joule al newton. Quindi la massa del mio corpo, che pesa, diciamo, 700 newton, possiede mediamente ogni newton del mio corpo, cioè ogni etto del mio corpo, possiede mediamente 20 joule di energia potenziale. Quindi è una forma di, come dire, di energia, l'avevamo detto, unitaria, quindi energia al peso, no? Il prezzo al peso, questa è l'energia al peso, no? E dato che joule su newton fa metri, possiamo dire o 20 joule al newton oppure 20 metri, dato che di solito però si esprime in metri. Però questi metri, ricordiamoci sempre, no? In tutti i tipi di energia specifica, perché capita questa domanda all'esame. Perché lo dobbiamo sapere, la domanda di solito è: ma come mai io esprimo l'energia in metri? L'energia non si esprime in joule, no? Allora, diciamo, lo studente che ha studiato sa rispondere, quello che ha studiato in fretta non sa rispondere.
Quindi questa era l'energia potenziale gravitazionale specifica. Quindi energia potenziale gravitazionale in Newton. Energia potenziale gravitazionale specifica in metri. E questa lunghezza non è una lunghezza qualsiasi, è un dislivello, cioè una lunghezza verticale, perché la forza di gravità ha direzione verticale. La forza di gravità è un vettore e ha direzione verticale, converso, in basso. L'energia è uno scalare. Quindi non ha direzione verso. Allora, questa è l'energia potenziale gravitazionale specifica. Veniamo adesso ad un'altra energia posseduta dai liquidi, la cosiddetta energia di pressione. Anzi, diciamo, scusate, mi rendo conto che ho messo disordine nei vostri appunti. Chiedo scusa soprattutto alle ragazze che hanno sempre gli appunti più ordinati, quindi chissà le bestemmie quando io aggiungo una parola, cioè, guarda, un uomo deve far fare una cosa disordinata. Però quella cosa che voi avete inserito adesso all'occhio dà fastidio, però secondo me aiuta la memoria. Non che io l'abbia fatto apposta, è solo che magari mi è venuta dopo la parola. Mastrovito si vede che un po' se la sente, glielo si legge in faccia. Vabbè, normale, dai. Stavamo dicendo, energia potenziale di pressione. Normalmente noi diciamo solo energia di pressione, sottintendiamo potenziale. Però adesso che stiamo introducendo l'argomento, dobbiamo un po' marcare sul fatto che questo è un altro tipo di energia potenziale. Perché, diciamo, l'energia meccanica posseduta da un corpo si divide in due tipi di energia. I fondamentali tipi di energia sono potenziale e cinetica. Non ce n'è un altro tipo. Poi l'energia potenziale può derivare da una o più forze agenti. Per esempio, se io punto ho una fionda e sto puntando verso il basso, no? Allora, il sasso, la cosa che io sto per lanciare, che ho nella fionda, faccio il disegno perché poi, cioè se questa è la fionda, no, la faccio proprio, e questo è un sasso, e lo sto dirigendo verso il basso. Questa direzione, in questo verso qui. L'energia, questo corpo, diciamo, prima che io tiri, possiede solo energia potenziale. E grazie a cosa la possiede? Questo suo patrimonio di energia potenziale. Da cosa è dato? È dato innanzitutto, cioè innanzitutto, è dato dalla forza di gravità, quindi dal peso del corpo. Energia potenziale è data dal peso del corpo,
il dislivello, mettiamo che il pavimento, diciamo, si trova a questo, il terreno si trova a questo livello, peso per z, Ma più viene appeso del corpo per il dislivello, si intende l'energia specifica di quel corpo. adesso questa non è energia specifica perché è forza per spostamento, quindi è energia tout court. Più l'energia elastica dovuta alla molla tesa. Quindi possiede una energia potenziale è data da energia gravitazionale più energia elastica. Quindi, poi quando sarà in moto, cioè quando sarà sganciato, non sarà più sottoposto all'energia elastica, no? Perché una volta staccato avrà preso quell'energia e l'avrà convertita in energia cinetica. Quindi nella fase di volo avrà un'energia totale E, data da uguale. Lasciamo stare le perdite dovute all'attrito con l'aria, facciamo finta che non ci sia aria proprio, che siamo in assenza di atmosfera. Quindi avrà una energia potenziale dovuta solo all'energia gravitazionale. Più l'energia cinetica. Chiaramente l'energia potenziale, man mano che il sasso scende verso la Terra, diminuisce, quindi in ogni istante avrà un certo valore di energia gravitazionale decrescente, che tenderà a zero, quando il corpo avrà, diciamo, quasi raggiunto il terreno, il suolo. Quindi questo per dire cosa? Che le energie sono due, potenziale e cinetica, e che l'energia potenziale può derivare da forze diverse, di natura elastica, di natura elettrica, di qualsiasi altro tipo di. Però fondamentalmente le due forme di energie sono potenziale e cinetica. Allora, tornando ai fluidi, c'è appunto questa energia potenziale di pressione. E che cos'è? Da dove viene questa energia potenziale di pressione? Allora, facciamo un disegno, no? Immaginiamo di avere un serbatoio con dentro dell'acqua, no? Quindi tutto qui c'è acqua.
E immaginiamo qui di questo serbatoio è collegato alla base a un tubo orizzontale. E qui c'è una saracinesca, no? Quindi, diciamo, l'acqua arriva fin qua, no? Quindi al momento noi abbiamo questo, diciamo, questo tubo verticale che è vuoto, perché c'è qui una saracinesca. Va bene? Allora, vediamo un po', questo dislivello si chiama, lo chiamiamo H, tra la saracinesca e il pelo libero del serbatoio. Chiamiamo la sezione di questo tubo verticale, la chiamiamo A. La saracinesca è questo segmentino orizzontale, magari lo calco un po' di più. La saracinesca, quindi una struttura rimovibile. Che stavo dicendo? Ah, abbiamo qui un'area, l'area del tubo. Ho cancellato la saracinesca, però diciamo che c'è in servizio ancora la saracinesca. E poi, vabbè, niente. Allora, supponiamo adesso di avere cioè di rimuovere la saracinesca e quindi, per il principio dei vasi comunicanti che noi conosciamo, questo tubo verticale, diciamo, secondario, si riempirà d'acqua. Fin dove si riempirà d'acqua? Fino alla quota del pelo libero del serbatoio. E quindi avremo questa condizione, avremo qui un nuovo pelo libero. A questo livello. Allora, siccome io vi ho detto che esiste l'energia di pressione, però immaginiamo di non saperlo, che io non ve l'abbia detto. Allora, io cosa vedo? Vedo che qui sotto c'era dell'acqua. Ho rimosso un ostacolo, la saracinesca, l'ho spostata, liberando questo passaggio, l'acqua è salita. Va bene? Allora, concentriamo la nostra attenzione magari su una masserella d'acqua che si trova qui. Va bene? Allora, questa masserella d'acqua viene, facciamo finta che in maniera ordinata si porti fin qui su. Quindi si solleva di un'altezza acqua. Quindi
di un'altezza H. Quindi vuol dire che c'è una forza qui e noi sappiamo anche che forza c'è. C'è una forza di pressione perché noi dobbiamo vedere se esiste una energia di pressione. Però che c'è una forza di pressione noi già lo sappiamo perché grazie alla legge di Stevin, qui all'altezza, la masserella d'acqua che era, diciamo, era a contatto con la saracinesca, era sottoposta a una pressione, qui a questo livello, P uguale gamma per H. Questa è la pressione che c'è a questo livello. E questa pressione genera una forza, perché moltiplicata per l'area genera una forza. Una forza, questa qui, chiamiamo F, anzi la chiamiamo, no, la chiamiamo F, vabbè. No, si mette che quella ha scritto F, poi dico la chiamiamo quella subito, poi faccio un incidente con la bicicletta. Allora, qui c'è una forza F, che è la forza di pressione ed è F uguale pressione per area, pressione per area. Quindi gamma per H per area. Quindi grazie a che cosa questa masserella d'acqua si innalza fino a raggiungere la stessa quota? Grazie proprio a questa forza F, cioè chi co e viene, si compie un lavoro perché c'è una forza, c'è uno spostamento nella fattispecie verso l'alto, quindi è stato compiuto un lavoro. E questo lavoro, quindi, dato che noi sappiamo che il lavoro lo chiamo W piccolo, non lo chiamo L per non confonderlo eventualmente con le lunghezze, diciamo. Quindi il lavoro noi sappiamo che è forza per spostamento. In questo caso la forza abbiamo detto che è gamma H A per spostamento. E lo spostamento quant'è? H. Va bene. È chiaro questo? Cioè, abbiamo dimostrato che nell'innalzamento di questa masserella d'acqua e quindi nel riempimento del tubo è stato compiuto un lavoro W da work, un lavoro pari a gamma per H, per A, quindi tutta questa è la forza, questa è F, per H, dove H è lo spostamento. Oppure possiamo scrivere pressione per A per H, perché gamma per H è la pressione idrostatica. Adesso proviamo a esprimere gamma in un altro modo. Allora, gamma, no, osserviamo una cosa, che A per H, che cos'è? Se noi guardiamo qui, A è la base, diciamo, è l'area, la sezione trasversale di questo tubo cilindrico. H è esattamente l'altezza, quindi A per H è il volume. Quindi noi possiamo scrivere che il lavoro compiuto è gamma per H
il volume. Il volume di che cosa? Il volume del tubo fino dalla saracinesca fino al nuovo pelo libero. Quindi, in altri termini, il volume di tutta l'acqua che è stata sollevata. Quindi, diciamo, questo qui intanto, giusto, chiariamo che è data da pressione per volume. E se voi vi ricordate questo, il lavoro, quindi uguale a pressione per volume. E questo lavoro uguale a pressione per volume è una cosa che voi sicuramente avete trovato molto usata in termodinamica. Quindi in termodinamica, più che come forza per spostamento, il lavoro si esprime equivalentemente come pressione per volume, perché forza per spostamento equivale a pressione per volume. Quindi in determinate circostanze è comodo e opportuno esprimerlo come pressione per volume. Ricordatevela questa cosa, diciamo che sapevate già dalla termodinamica, però teniamola presente perché la riutilizzeremo. Insomma, questo sistema nel pratico, diciamo, dove possiamo ritrovarlo? Diciamo, questo sistema in cui l'acqua passa all'interno della saracinesca, diciamo, Un c'è esempio spiegato come pratico di una quotidiano, cosa sì. esiste che esiste quotidiana. Allora, intanto, vabbè, questo intanto è il principio dei vasi comunicanti. Nel quotidiano, Potrebbe essere quando si riempie lo scarico, non lo sì, no, perché lo scarico poi si blocca. Quando raggiunge un certo livello, perché lì il galleggiante stabilisce dove si deve bloccare lo scarico. Un esempio che noi possiamo fare sono le fontanine, diciamo che però adesso se ne vedono molto di meno in giro, quelle che hanno lo zampillo fisso verso l'alto. Quindi questa, diciamo, questo è l'ugello della fontanina, proprio per terra. Allora, la fontanina è collegata al tubo. Non dico al tubo dell'acquedotto, comunque è una tubazione collegata all'acquedotto, no? Grosso. Questo è un disegno proprio da bambini delle elementari, quelli che non sanno disegnare bene, tra parentesi. Quindi qui c'è acqua. Allora, che succede? Che l'acqua qui fuoriesce e raggiunge, diciamo, una certa altezza. Così, in maniera con una approssimazione accettabile,
Diciamo che se io metto il dito qui su, magari la pressione non è tanto forte, io metto il dito sopra e blocco proprio il flusso. Quindi qui non avviene niente, no? Se io rimuovo l'occlusione, l'acqua zampilla fino a una certa altezza. Non c'è un tubo intorno qui, però è come se ci fosse e posso dire che questo dislivello era la nostra H, cioè qui c'era una pressione sotto il mio dito, qui a questa altezza. Io rimuovendo il dito ho lasciato zampillare l'acqua e l'acqua è salita fino ad un'altezza, si è sopraelevata dall'ugello, si è sopraelevata fino ad un'altezza H, un dislivello H. Questo può essere un esempio di vita quotidiana, anche se queste fontanine ci sono di meno, più che altro adesso puntano verso il basso, però diciamo quando ci sono. E quindi questo è un esempio. O per esempio, se voi, un altro esempio è quello che si verifica purtroppo quando ci sono dei forti temporali, si vede a volte l'acqua che fuoriesce dai tombini. Si vede il tombino sollevato con l'acqua che fuoriesce. Quello è un altro caso di acqua che, appunto, che zampilla fuori. Stessa cosa, diciamo, se io qui, invece di semplicemente di togliere il dito e di lasciar zampillare, inserissi un tubo piuttosto alto, probabilmente vedrei che l'acqua arriverebbe fino a questo livello. L'ambiente non deve necessariamente essere chiuso, può anche essere che Sì, tu puoi avere questo zampino, oppure nelle scene che noi le vediamo nei film o nei fumetti, quando trovano il petrolio, no? Che forano, perforano, a un certo punto trovano il petrolio che era sotto pressione nel giacimento e il petrolio viene fuori, zampilla fuori. Dico il petrolio, ma potrei dire l'acqua, perché noi siamo abituati per lo più, noi abbiamo, vabbè, quando scaviamo un pozzo, a un certo punto troviamo l'acqua, punto. Però, e quelli si chiamano pozzi freatici, che noi chiamiamo pozzi artesiani, sbagliando di solito. Il pozzo, perché il pozzo artesiano è quello da cui l'acqua zampilla, vuol dire che c'era una riserva d'acqua in pressione, non solo poggiata su un suolo impermeabile, ma si trovava per vari motivi in pressione. Noi questa cosa la faremo a fine del corso, però diciamo quando l'acqua zampilla fuori, però un minimo di disegno lo devo fare. Allora, il pozzo freatico, cioè quello che noi per lo più scaviamo, è quando c'è, allora questo è il piano campagna, questo è il piano impermeabile, e il livello, qui c'è quindi il terreno, l'ammasso poroso, eccetera. A un certo punto, e qui questa è la falda, no? Allora noi quando scaviamo qui il nostro pozzo, troviamo la falda qui dentro, di solito sotto, caliamo una pompa oppure la mettiamo sopra, insomma, e riusciamo a tirar sull'acqua. Però può succedere, e questo si chiama pozzo freatico. Però può succedere questo anche, che diciamo questo è il piano campagna. Piano campagna. Poi qui diciamo c'è terreno, eccetera. E qui c'è una della roccia impermeabile o dell'argilla, diciamo. Qui c'è terreno, un ammasso poroso, qui
qui c'è un'altra struttura impermeabile, per esempio così, e può succedere che qui ci sia dell'acqua in pressione. Per cui quando io scavo, se la pressione è sufficiente, io posso vedere che l'acqua zampilla fuori dal piano campagna, o magari non zampilla fuori, però risale fino a un certo punto. Questo qui Questi sono pozzi artesiani. Diciamo, nel caso che ho fatto io, non ci possono essere questi due pozzi con altezze diverse. Io per sbrigarmi li ho fatti qui, però se l'ammasso poroso è questo ed è sotto pressione, l'acqua arriverà. Zampile, diciamo, si sopraeleverà o fino al piano campagna, oltre il piano campagna, oppure a un'altezza intermedia nell'ammasso poroso, se la pressione non è sufficiente. Ora, come mai per magia quell'acqua in pressione? No, non è per magia, è perché, solo che qui disegno un attimo. È lo stesso principio alla fine magari No, le è molto gas. semplice, molto semplice. Se il piano campagna è questo, no? Qui c'è una collina, una montagna, eccetera. C'è questo tipo di struttura, no? Quindi qui è poroso. Questo, attenzione, questo qui, questo strato qui, è impermeabile. Quindi, cosa può succedere? Che l'acqua, infiltrandosi qui, scende, come dire, ha la conformazione di questo strato. Di questa struttura, diciamo, impermeabile all'esterno, fa sì che l'acqua si infiltri fin qua, no? E si accumuli qui. Quindi, diciamo, è come se fosse un serbatoio il cui pelo libero. Questo è un po' come i bacini idrogeologici. Sì, in cui il pelo libero si trova qui. Quindi abbiamo questo livello e se noi innestiamo un tubo qui, allora per forza ho dei tubi. Dovremo avere risalita dell'acqua fin qui. Quindi il principio dei vasi comunicanti, cioè questo, diciamo, è lo stesso disegno, diciamo, lo stesso principio che io ho fatto qui, diciamo, senza un ammasso poroso, questo, un serbatoio d'acqua, no? Qui anche questo, se vogliamo, è un serbatoio, però è una riserva che c'è in un ammasso poroso e di cui questa è la parete. Quindi se io vado a perforare qui, l'acqua zampillerà fuori della parete e in questo caso arriverà, se io innesto un tubo qui, arriverà fino a questo livello. Non è detto però che l'acqua senza un tubo così sopraelevato zampilli, perché comunque c'è anche un problema di resistenze al vuoto.
Però se io mi metto in condizioni statiche, cioè innesto dei tubi qui, l'acqua lentamente salirà. Perché lentamente? Perché qui nell'ammasso poroso l'acqua è frenata, si muove, però si muove giustamente nei pori. Non è come avere un serbatoio vero e proprio d'acqua, questo si muove in un ammasso poroso. Cioè, come se creassimo un passaggio obbligato. L'acqua si deve incanalare necessariamente dal tubo. Si incanala nel tubo, però qui, dato che questo non è un serbatoio come siamo abituati a pensarlo, ma è un ammasso poroso, spugnoso, no? Quindi l'acqua non è che può salire, non è che si muove tanto facilmente, però diciamo sale e può eventualmente anche zampillare. No, non c'entra, qui non c'entra la capillarità, perché nella capillarità l'acqua viene aspirata. Qui l'acqua viene spinta dall'ammasso di acqua, dalla massa d'acqua che spinge verso il basso. E qui nella capillarità non c'è nessuna energia di pressione. Nella capillarità la forza agente è la forza di adesione alle pareti. Ed è una forza in quel caso che aspira verso l'alto, cioè la capillarità, diciamo, la forza di adesione non è solo verso l'alto, è in tutte le direzioni. Quella però che a noi interessa è verso l'alto, perché c'è la risalita che ci fa gioco, no? Fa gioco alle piante. Quindi diciamo, se io innesto qui un tubo e se questo tubo è ben levigato, eccetera, io posso tranquillamente vedere, mettiamo, se io innesto il tubo non così alto, ma lo innesto un tubo, diciamo, fino al piano campagna, allora sì, io potrò vedere l'acqua zampillare. E questi sono i pozzi artesiani. È artesiano anche nel caso, mettiamo, che questo livello di falda qui non sia così alto, per esempio sia più basso, però se quando io perforo lo strato impermeabile l'acqua risale, magari non arriva allo strato, al piano campagna, però risale, è comunque un pozzo artesiano. Mentre questi altri tipi di pozzi si chiamano pozzi freatici, anche se nell'uso comune noi li chiamiamo, vengono chiamati pozzi artesiani. L'importante è capirsi, diciamo. Già che ci siamo, questi tubi che noi innestiamo o in un serbatoio o in un ammasso poroso nel terreno, quindi, o anche in un tubo, noi per esempio anche in un tubo di casa nostra, noi potremmo, vabbè, ci sarebbe materialmente piuttosto difficile, però diciamo un bravo idraulico potrebbe tranquillamente farlo. Se noi innestiamo un tubo verticale, noi avremo una risalita dell'acqua fino a un certo livello, però sarebbe un'operazione pericolosa, perché mentre nello scarico noi facciamo questa operazione, però c'è il braccio del galleggiante, dice a un certo punto, stabilisce che è arrivato a un certo livello, chiude il rubinetto. Ma se noi, mentre noi, se innestassimo questo tubo, nel, diciamo, questo tubo verticale, magari l'acqua potrebbe risalire, zampillare, che so, anche fino al piano di sopra, faccio per dire, fino al soffitto. La pressione è talmente forte. Perché la pressione sarebbe piuttosto forte. Allora, magari se noi per assurdo, vabbè, sono, diciamo, esempi un po'
un po' fantasiosi, però diciamo noi potremmo innestare un piezometro qui e farlo arrivare fino a due piani sopra, a due o tre piani sopra, e scoprire che l'acqua potrebbe risalire magari di due piani, no? E questi tubi si chiamano piezometri. Quindi un tubo che noi inseriamo in una struttura dove c'è acqua per vedere fin dove arriva nel tubo il livello dell'acqua, quel tubo si chiama piezometro. Quindi questo grosso che ho disegnato io qui, volendo potremmo dire che è un piezometro. Gli stessi pozzi sono dei piezometri, perché noi un pozzo comunque lo rivestiamo con qualcosa di impermeabile, eccetera, quindi in sostanza creiamo un tubo verticale. I pozzi fanno da piezometri, infatti a volte quando i pozzi vengono fatti proprio con questo scopo si chiamano pozzi piezometrici, quindi quando non servono per prelevare l'acqua, ma solo per vedere qual è il livello di falda, vengono chiamati pozzi piezometrici, da piezos, che vuol dire pressione. Quindi per capire il livello di falda? Per conoscere il livello di falda, sì. Allora, dile Ronny, chiedi a me. No, cioè, dicevo, il termine piezo, non piezo anche nell'elettricità. Sì, piezo elettrico. Perché si crea quella scintilla elettrica grazie alla pressione. Dunque, questa altezza qui, quindi l'altezza, o meglio, la sì, questa altezza, che in particolare questa sopraelevazione del liquido in un piezometro si chiama altezza piezometrica. Quindi qui in questo disegno, allora, in questo disegno qui, la nostra H si chiama altezza piezometrica ed è uguale, in base alla legge di Stevin, se P è uguale a gamma per H, H è uguale a P su gamma. Questa, diciamo, questa equazione equivalente alla legge di Stevin, teniamola a mente perché si ricava facilmente dalla legge di Stevin. Però diciamo H uguale P su gamma si usa molto, a volte non si scrive, anzi molto spesso non si scrive H, si scrive P su gamma per indicare questa qui che è l'altezza piezometrica. Altezza piezometrica. Però io non avevo finito qui.
quindi questa è l'altezza che dovrebbe avere. Allora, vediamo un po', visto che adesso conosciamo... scusate, non ho finito qui. Dunque, eravamo arrivati qui al fatto che il... il lavoro svolto dalla forza di pressione per riempire il tubo, cioè per alzare quella masserella d'acqua e di conseguenza anche per riempire il tubo, è dato da pressione per volume, gamma per H per volume. E, però noi dobbiamo... e questo lavoro, una volta che è stato compiuto, noi lo chiamiamo lavoro. Ma prima che venga compiuto, noi lo chiamiamo energia potenziale. Perché l'energia potenziale che cos'è in questo caso? È un lavoro che potrebbe essere compiuto nel caso si rimuova quella saracinesca. Chiaramente, energia potenziale di pressione. Così come, per esempio, qui c'è sul tavolo il come si chiama, il disinfettante qua. Se io rimuovo il tavolo, oppure se lo spingo e lo faccio cadere, la forza di gravità compirà un lavoro. Scusate, ho perso il filo. La saracinesca. Così l'energia potenziale gravitazionale di questo disinfettante, di questo flacone, esiste perché se io rimuovo il tavolo, gli sfilo il tavolo da sotto, così come tolgo la saracinesca dal tubo, la forza di gravità compirà un lavoro. Però intanto che non lo compie, questo flacone qui, che sta appoggiato sul tavolo, possiede un'energia potenziale. E a quanto è uguale quell'energia potenziale? Al lavoro che verrebbe compiuto dalla forza di gravità per portare questo flacone sul pavimento. Stessissima cosa per le forze di pressione che spingerebbero l'acqua verso l'alto. Quindi sono, in questo caso, se diciamo le forze di pressione per come abbiamo disegnato il sistema spingono verso l'alto, la forza di gravità verso il basso. Quindi vediamo adesso di fare un bilancio, come dire, facciamo una stima del patrimonio energetico di questa massa d'acqua, no? Come si fa l'ISEE per il patrimonio, diciamo, dei soldi. Guardiamo adesso il patrimonio energetico di questa massa d'acqua. Quindi, una domanda solo. Quindi quando c'è la saracinesca che blocca la risalita d'acqua, sì, è energia potenziale di pressione. Una volta che la saracinesca viene tolta e quindi c'è questa risalita d'acqua, si compie il lavoro, cioè l'energia potenziale di pressione che diciamo, parliamo prima della rimozione della saracinesca, sì. La massa d'acqua che si trova sotto la saracinesca, abbiamo dimostrato che possiede un'energia potenziale di pressione. Come l'abbiamo dimostrato? Rimuovendo la saracinesca e osservando che questa forza di pressione compie un lavoro perché sposta la massa d'acqua, la sposta di una lunghezza H, una lunghezza che però non è qualsiasi, ripeto, ma è un dislivello, del dislivello H. Quindi forza di pressione per dislivello ci dà lavoro. Però volevo sottolineare una cosa, anche rimossa la saracinesca, diciamo quella massa d'acqua, questa masserella, questo dischetto di acqua è salito e si è portato fino nel menisco del tubo, no? E qui c'è questa nuova situazione
in cui è tutto pieno d'acqua. Quindi abbiamo una conservazione dell'energia, dove abbiamo l'energia potenziale che è uguale praticamente al lavoro. La conservazione dell'energia è, diciamo, quando l'acqua scorre, si dovrebbe avere conservazione dell'energia, nel senso che l'energia potenziale si converte in energia cinetica se non ci sono forze dissipative. Qui è vero che c'è stato del movimento, ma a noi il fatto che ci sia stato un movimento, è vero, qui l'acqua era ferma e si è convertita, diciamo, parte di questa energia in quella fase di innalzamento, che magari può essere anche piuttosto turbolenta, no? Se si rimuove all'improvviso la saracinesca, si converte in energia cinetica. Però a noi, più che quello che succede durante l'innalzamento, ci interessa il prima e il dopo in questa fase, perché per ora non ci stiamo occupando di energia cinetica. Stiamo solo vedendo che c'era una condizione prima della rimozione e una condizione poco dopo la rimozione. Cioè, superata questa fase di innalzamento di turbolenza, si vediamo che c'è una nuova condizione. Il sistema ha cambiato assetto. E in particolare quel dischetto d'acqua che stava lì ad aspettare, come dire, si è aperta la porta e si è spostato verso l'alto, fino di un dislivello H. Ora però adesso è tutto pieno d'acqua, no? La saracinesca non c'è più, e qui, dove prima c'era quel dischetto d'acqua, adesso c'è un altro dischetto d'acqua. Il dischetto d'acqua che si trova qui possiede esattamente la stessa energia potenziale di pressione di quello che si trovava lì prima dell'apertura della saracinesca. Cioè, qualsiasi molecola d'acqua che si trovi o qui dove prima c'era la saracinesca, o che si trovi qui, o qui, o qui, o qui, eccetera, possiede un'energia potenziale di pressione. Associata appunto alla sua profondità sotto un certo piano, e quel certo piano è questo. Il livello del pelo libero del serbatoio. Perché, cioè, tutte quelle che si trovano a profondità H posseggono un'energia potenziale pari a gamma per H per volume, ma soprattutto, perché non sono ancora arrivato a scrivere l'energia, a specificare meglio l'energia specifica, quindi, allora, dicevamo, il lavoro compiuto, che è pari all'energia potenziale di pressione, è dato da gamma per H per volume, quindi pressione per volume. Però noi gamma lo possiamo anche scrivere, dunque gamma lo possiamo scrivere come peso su volume. Quindi posso riscrivere questa espressione, intanto magari invece di lavoro questa volta scrivo energia. Energia, gli metto la P minuscola, anzi pressione, proprio così è chiaro. Energia di pressione. Abbiamo detto, invece di gamma scriviamo peso su volume, peso su volume,
per H per volume. Ok, quindi posso eliminare i due, cioè posso eliminare il volume, semplificare il volume, e quindi abbiamo che l'energia di pressione è data dal peso del liquido per il suo affondamento sotto il piano del pelo libero. Allora, quindi l'energia di pressione specifica l'energia specifica è sempre energia diviso peso, no? Quindi l'energia di pressione specifica è data da energia di pressione su che cosa? Sul peso del liquido. Quindi l'energia, sì, l'energia di pressione specifica è data da P per H, che è l'energia di pressione, diviso che cosa? Il peso. Quindi l'energia di pressione specifica è data dalla profondità a cui si trova quella massa o masserella d'acqua. La P grande sta per peso. Okay. Quindi l'idro semplificato era peso fratto peso. Peso fratto peso. Perché noi dobbiamo fare energia fratto peso, no? Sì. Ma se per esempio l'esame, se per fratto peso, diciamo, cioè, quindi sono di corpo semplice a scrivere F piccolo fratto peso, invece di scrivere la più grande. L'importante è che la cosa sia chiara. Quindi l'energia di pressione è data esattamente dall'altezza piezometrica, espressa in metri, che ricordiamo ci stanno per joule al newton. Vabbè, se volete facciamo adesso una pausa, perché con l'energia di pressione abbiamo chiuso. Quindi, ricapitolando, ricordiamoci, nei fluidi, visto che noi non ci occupiamo di termodinamica, ma di energia meccanica, quindi non energia termica, nei fluidi abbiamo solo, noi ci occupiamo solo di energia meccanica, e l'energia meccanica è data dall'energia potenziale e cinetica. Le due forme, però l'energia potenziale ci si presenta nei fluidi in due forme, nella forma gravitazionale e nella forma di energia di pressione. Quindi il bagaglio, il patrimonio energetico di una massa fluida, parlo di energia potenziale, può essere costituito da uno
da una forma di energia, dall'altra forma di energia o da entrambe. Va bene? Allora, metto in pausa, poi eventualmente ricordatemi di riaccendere. Noi stiamo parlando di energia potenziale, quindi di liquidi in quiete, no? O meglio, l'energia potenziale c'è anche nei liquidi in moto. Però, diciamo, è quel tipo di energia che è posseduta, può essere posseduta sia dai liquidi in moto, sia dai liquidi in quiete. I liquidi in quiete hanno ovviamente soltanto energia potenziale, che adesso abbiamo visto essere di due tipi a seconda delle forze coinvolte. Una cosa volevo precisare. Io qui in questo disegno, vedete, ho questa forza di pressione F, è dovuta a, diciamo, al fatto che qui c'è un serbatoio a pelo libero. Però, diciamo, avrei anche potuto fare un disegno di questo tipo per esempio così. Con questo, diciamo, il simbolo delle pompe. Quindi la pressione, cioè questa è la nostra saracinesca, no? E in questo caso la pressione P in questa a cui è sottoposta il famoso dischetto di acqua qui, sarebbe stata dovuta non, diciamo, al fatto che c'è al serbatoio a pelo libero, diciamo, che c'era dall'altra parte, ma ad una pompa magari azionata da un motore, da qualsiasi cosa. Quindi non ha io l'ho fatto per chiarezza, per evidenziare bene questa H da dove veniva qui, ma questa altezza piezometrica avrebbe potuto derivare altrettanto bene dalla forza esercitata da un motore, quindi una pressione tra virgolette artificiale, diciamo, non dovuta al fatto che c'è un corpo idrico a pelo libero. Quindi, diciamo, questo, se io innestassi, che vi devo dire, tecnicamente non ha molto valore, però un piezometro qui, la P minuscola, io di solito con la P minuscola indico sempre la pressione.
Quindi la stessa configurazione di pressione, di energia potenziale, eccetera, poteva essere ottenuta anziché con un serbatoio, con un sistema, diciamo, artificiale, diciamo, con un motore, con una pompa azionata da un motore, che poteva ricreare esattamente quelle condizioni di pressione e quindi di energia potenziale. Quindi, per esempio, se noi prendiamo questa sezione, nel nostro caso, cioè nel primo caso, la pressione era dovuta ad un'altezza d'acqua effettivamente di un serbatoio. Nel secondo caso, prendiamo per esempio questa sezione, c'è qui questa forza dovuta alla pompa, mentre qui era dovuta all'affondamento. Ma diciamo, quello che conta per noi non è a cosa è dovuta questa forza, ma il fatto che ci sia una forza e che quella forza sia una forza di pressione, cioè il fatto che ci sia una certa pressione. Poi a cosa questa pressione è dovuta? Non ha importanza. Oh. Vediamo adesso, facciamo dei casi concreti per vedere diciamo questo bagaglio di energia potenziale. Allora, intanto, come prima cosa, dobbiamo stabilire un piano orizzontale di riferimento. Che si chiama convenzionalmente POR, piano orizzontale di riferimento. E su questo piano orizzontale di riferimento mettiamo per esempio un serbatoio d'acqua. Anzi, ne mettiamo due. Per ora il secondo lo teniamo vuoto, ci servirà dopo. Allora, prendiamo una masserella d'acqua che si trova in questo serbatoio, in un punto qualsiasi. Facciamole i conti in tasca. Tu quanta energia potenziale possiedi? Diciamo, è come se fossimo il fisco, no? Che vuole sapere tu che cosa, quanto possiedi, qual è il tuo patrimonio. In particolare, noi vogliamo sapere, perché in idraulica si usa l'energia specifica più che l'energia tout court, vogliamo sapere la sua energia potenziale gravitazionale e la sua energia di pressione. Allora, oramai già sappiamo che la sua energia gravitazionale è data dal dislivello su un piano orizzontale di riferimento, quindi in questo caso dal dislivello zeta.
viene chiamato altezza geometrica. Sì, altezza geometrico. Altezza geometrica, benissimo. Che ricordiamoci, questo deriva sempre dall'energia che è peso per dislivello, diviso peso fa dislivello. E usualmente viene chiamata, viene indicata con la lettera Z. Però noi sappiamo che questa molecola, oramai sappiamo, che possiede anche un altro tipo di energia specifica potenziale, che è l'energia di pressione. E sappiamo anche che l'energia di pressione non è altro che l'altezza piezometrica. Questa energia di pressione, abbiamo detto che la indichiamo usualmente con H, però già che ci siamo, mettiamo H uguale P su gamma. H uguale P su gamma, che è altezza piezometrica. Benissimo. Allora, guardiamo adesso, vedete questo pelo libero? Si trova a una certa quota sul piano orizzontale di riferimento e, diciamo, appartiene, essendo un pelo libero, a una forma piana. E il piano geometrico di cui fa parte si chiama piano dei carichi idrostatici. PCI, piano dei carichi idrostatici. Ed è questo qui, è il piano, in questo caso è il piano del pelo libero del serbatoio. Poi c'è, diciamo, se noi sommiamo H e Z, otteniamo questo, questo lo chiamiamo H più Z. Esatto, il piano del pelo libero.
cioè la quota del piano dei carichi idrostatici sul piano orizzontale di riferimento. Di conseguenza, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Che l'energia, un sinonimo molto usato di energia specifica è carico, però si usa soprattutto per le due energie potenziali, per le due forme di energia potenziale. Carico cinetico non tanto si usa. Si dice carico gravitazionale o carico di pressione? Sì, si dice carico gravitazionale o carico più che di pressione, piezometrico. E spesso diciamo, la quota piezometrica viene indicata col simbolo H maiuscolo. E questa H normalmente si chiama, questa H grande, viene chiamata carico idrostatico. C'è la quota piezometrica che è carico idrostatico. Sì. Quindi o quota piezometrica o carico idrostatico. Che è quindi l'energia specifica potenziale totale. Giusto per fare un paragone, vediamo un po' nel secondo serbatoio, per esempio, qui c'è l'acqua a una quota inferiore. Di conseguenza, una molecola che si trova alla stessa quuota della prima della molecola sorella nel primo serbatoio, vediamo qual è il suo carico idrostatico, il suo patrimonio di energia potenziale. Allora, questa
La quota sul piano orizzontale di riferimento è sempre Z. Mo vai a scrivere H qui. Qui gli mettiamo magari H con 1, non so se si riesce a vedere, magari. Quindi, come vedete, nel secondo serbatoio una molecola che si trovi alla stessa quota Z sul piano orizzontale di riferimento possiede un'energia, un'altezza piezometrica minore e quindi una quota piezometrica minore. Il suo bagaglio di energia potenziale è inferiore a una molecola che si trovi alla stessa quota, però in quest'altro serbatoio. Tenete presente che, torniamo al primo serbatoio, dovunque si trovi una molecola d'acqua, una masserella d'acqua, ha sempre lo stesso carico idrostatico, cioè ogni molecola d'acqua ha carico idrostatico uguale a quello di tutte le altre, nel senso che se si trova più in alto, perché dato che il carico idrostatico è fornito dalle quote, dalla somma delle due quote, dalla somma delle due altezze, no? Alla fine però la quota piezometrica anche di quest'altra molecola, diciamo se questa è la 1, la molecola 1 e questa è la molecola 2, la somma delle loro quote, scusate, sì, la quota piezometrica di ognuna delle due è uguale, così come di qualsiasi altra molecola. Quindi, come dire, la 1 possiede più energia di pressione rispetto alla 2, ma meno energia gravitazionale. La 2 invece è più ricca di energia gravitazionale, ma meno di energia di pressione. Quindi praticamente a livello basso dell'acqua corrisponde al fondo, al piano del fondo, sì, dell'osservatorio? Cioè, in generale, siccome lì il livello dell'acqua è più alto dell'osservatorio, corrisponde a un'altezza piezometrica maggiore. Non sto capendo. Cioè, siccome il livello dell'acqua lì è maggiore. Lì dove? In quel serbatoio di sinistra. Sì. Corrisponde un'altezza piezometrica e una quota piezometrica maggiore. Sì, diciamo, la quota piezometrica è sicuramente maggiore, sì, e anche l'altezza piezometrica. La si trova più in alto. La 2, quindi. La 2 ha più energia gravitazionale. Eh sì, perché diciamo, se questo lo chiamo Z con 1 e H con 1, no? Perché sono della molecola 1. O anche si può dire del punto 1, perché ogni punto corrisponde a una certa energia. Comunque, diciamo della molecola 1. La molecola 2 avrà invece, qui che ho scritto H con 2, no, volevo dire H con 1. Qui invece abbiamo H con 2
però le somme sono identiche. Quindi le due quote piezometriche delle due molecole sono identiche, quindi entrambe hanno la stessa energia potenziale. È come se, magari se noi, io e noi due abbiamo, io ho, non so, 10 dollari e 10 euro, e tu magari, mo non so, no, non mi viene la conversione, però praticamente è come se avessimo due piccoli patrimoni, io con più dollari e tu con più euro, però poi al cambio la somma è uguale, è come se avessero due valute diverse, una più ricca di un tipo, l'altra più ricca di un altro, però la loro ricchezza di energia potenziale è la stessa, in qualsiasi punto. Oh, anche qui, questo è un serbatoio a pelo libero, esattamente la stessa cosa noi potremmo fare in un serbatoio che per qualche motivo è in pressione. Cioè, questo può essere un serbatoio dove qui magari qui c'è una pompa con un tubo e questa pompa crea una pressione, no? Allora, anche qui è esattamente la stessa cosa, solo che voi mi dite, cioè magari vi chiedete, nel serbatoio a pelo libero io vedevo qual era il piano dei carichi idrostatici, e qua dov'è? Cioè, se questo è tutto pieno d'acqua, attenzione, uno potrebbe, magari non avendo seguito tutto il corso, uno può dire, ma se l'acqua arriva fin quassù, se questo, diciamo, è tutto pieno d'acqua, no? Magari potrebbe venire, vabbè, si vede che il piano dei carichi idrostatici si trova qui su, invece no, assolutamente. Come facciamo a vedere il piano dei carichi idrostatici? Dobbiamo, in questo serbatoio, inseriamo un piezometro. Lo possiamo inserire qui, o anche per esempio qui. Ovviamente, ora ve li disegno. Allora, qui nel piezometro vedo che l'acqua arriva fin qua. Va bene? Quindi questo è il piano dei carichi idrostatici. Ah, dimenticavo, devo sempre avere un piano orizzontale di riferimento, potrei anche farlo coincidente col fondo del serbatoio, insomma, diciamo. Questo invece è il piano orizzontale di riferimento. Ora però io ho fatto un buchino qui dal quale rischiamo di perdere l'acqua. Per evitare di perdere l'acqua, gli innesto anche qui un piezometro che però questa volta avrà una forma diversa. Anche qui, diciamo, facendo parte dello stesso serbatoio, vedremo che l'acqua arriva allo stesso livello del primo piezometro. E quindi possiamo dire che questa molecola, per esempio, ha la sua altezza geometrica z con 1, allora questa è la molecola 1, con 1 e la sua altezza geometrica, questa volta la chiamiamo P su gamma, o meglio P con 1 su gamma,
Questo piano dei carichi idrostatici è molto poco piano, diciamo, sembra un terreno accidentato. E quindi abbiamo la somma delle due e H con 1, mettiamo qui. E poi abbiamo la molecola 2, mettiamo qui. Non mi prende la penna. Che avrà zeta 2 e P con 2 gamma qui, come vedete, possiamo tranquillamente osservare che H1 uguale H2 uguale a qualsiasi carico idrostatico di qualsiasi molecola noi scegliamo in quel serbatoio in pressione. Quindi qui la pressione è fornita da una pompa, nell'altro invece la pressione era fornita dall'altro serbatoio che era appena libero. Si dice del piano dei carichi idrostatici che è un piano equipotenziale. Vuol dire che, diciamo, su tutto quel piano il valore dell'energia potenziale è costante. Quindi abbiamo fatto questo confronto tra molecole poste a quote diverse nello stesso serbatoio. Nell'ultimo caso un serbatoio in pressione, nel caso precedente un serbatoio a pelo libero. Mentre nel caso del serbatoio a pelo libero avevamo confrontato anche due serbatoi diversi con diversi livelli di riempimento, quindi in questo caso con due piani dei carichi idrostatici diversi, no? E quindi abbiamo detto anche che qualsiasi molecola nel primo serbatoio
ha un bagaglio di energia potenziale maggiore di qualsiasi altra molecola nel secondo serbatoio. Quindi questo che vuol dire? Che se noi, per esempio, qui facciamo un'apertura, mettiamo un ugello qui, e un altro qui, l'energia cinetica che esce dal primo serbatoio sarà maggiore dell'energia cinetica che esce dal secondo serbatoio. Cioè, veramente non è che esce l'energia cinetica, esce l'acqua, mi sono espresso un po' male, però credo che ci siamo capiti. Quindi qualsiasi molecola del primo serbatoio ha energia potenziale maggiore della seconda. Perché la sua H grande, no? La sua quota piezometrica è sempre la quota del pelo libero sul piano orizzontale di riferimento. Dato che questa quota è maggiore nel primo serbatoio, qualsiasi molecola del primo serbatoio è più ricca di energia potenziale rispetto a qualsiasi molecola del secondo serbatoio. Allora, credo che adesso possiamo passare quindi è chiaro cosa succede se io ho un serbatoio qui, diciamo questo qui è un serbatoio a pelo libero, una vasca. Qui invece serbatoio in pressione. No, non sto a disegnare pompe, eccetera. Qui dentro c'è dell'acqua in pressione. Come, voglio dire, come avviene per esempio per i gas liquidi, no? I gas liquefatti sono nella bombola in pressione, perché è stata esercitata una pressione, poi è stata chiusa la bombola e quindi quello si trova in pressione. Ok. Allora, è chiaro cosa succede? Anzi, facciamo così. No, vabbè. No, è che ho fatto il serbatoio in pressione che è venuto di altezza identica. Allora, se io innesto un piezometro nel serbatoio a pelo libero, io so già dove arriverà l'acqua, no? Nel piezometro. Perché devo semplicemente applicare il principio dei vasi comunicanti. Quindi posso prevederla e so che arriverà allo stesso livello del pelo libero del serbatoio. E se io innesto invece un piezometro in un serbatoio a pressione, io non so dove arriverà l'acqua, a meno che non sia dichiarata la pressione. Però se è in pressione, io so una cosa, però la so, che il liquido salirà almeno, teoricamente potrebbe anche arrivare allo stesso livello. Mettiamo che ci sia una pressione uguale a quella atmosferica.
Allora, vabbè, ricreerei le condizioni, però siccome normalmente in un serbatoio in pressione la pressione all'interno è maggiore di quella atmosferica, io avrò una risalita dell'acqua, per esempio, fino a questo livello. Ora, se io non conosco la pressione del serbatoio, non posso prevedere questa risalita. Se invece la conosco, la posso prevedere perché conoscendo la legge di Stein, se la pressione è uguale a gamma per H, quindi la risalita sarà data da P, da questa pressione dichiarata, diviso il peso specifico. Allora, questi sono dei serbatoi, quindi con acqua in quiete. Vediamo invece cosa succede nelle condotte. Allora, se questo è un alveo, e questo magari è il pelo libero di quel giorno, in un certo istante, allora anche qui io posso inserire dei piezometri in qualsiasi punto, perché tanto la quota che raggiungo è quella. Comunque essere il piano Ci deve essere? Sì, diciamo, giustamente Disi mi suggerisce di aggiungere. Diciamo, in questo caso era meno importante aggiungerlo perché quello che mi interessa è la risalita nel piezometro. Allora, qui questo non è un serbatoio, è un corso d'acqua, ma le cose non cambiano. Se il piezometro è inserito trasversalmente al verso della corrente, io avrò una risalita dell'acqua esattamente fino al pelo libero. Infatti, apparecchiature del genere vengono anche utilizzate come idrometri. Idrometro vuol dire è un apparecchio, uno strumento di misura che misura l'altezza del pelo libero. Si chiama idrometro. Se è un apparecchio che scrive, si chiama idrometrografo. E sono degli apparecchi a galleggiante, solo che a questo punto è un po' troppo piccolo il tubo. Ne faccio una, non cancello questo, sennò poi qualcuno mi bestemmierà. Ne aggiungo un altro. Se, diciamo adesso faccio un disegno abbastanza largo. È anche un piezometro. Anche questo è un piezometro, solo che è più largo. E qui, diciamo, c'è un galleggiante come quello dei nostri scarichi. Solo che oggi fanno tutto a muro, uno se ha la curiosità non può, non capisce niente. Qui c'è un galleggiante, questa è un'asta graduale, insomma, poi ci sono dei sistemi di lettura. E perché si utilizza, perché si mette qui il galleggiante? Perché altrimenti qui non si può mettere nella corrente libera perché si muoverebbe, eccetera. Oppure bisognerebbe costruire un tubo nella corrente, che è anche una cosa che si fa. Però a volte si costruisce questo impianto proprio nella sponda, cioè
cioè fuori del corso d'acqua, si fa questo collegamento e quindi io, mentre qui l'acqua, soprattutto in condizioni di piena, oscilla in continuazione il livello di diversi centimetri, qui invece, grazie diciamo, all'inerzia, alle resistenze al moto, io con questo livello ho diciamo, con questo sistema ho un livello più stabile che oscilla poco. E quindi, grazie a questo galleggiante, poi il galleggiante a sua volta può scrivere su un come si chiama? Può scrivere su un rullo, oppure come si fa oggi, diciamo, non c'è nemmeno. Vabbè, il galleggiante c'è come dire, come backup, però il livello dell'acqua viene letto da strumenti ottici o acustici che registrano, cioè da sensori, che registrano qual è il livello del pelo libero. Però, diciamo, il principio che si sfrutta è proprio questo del piezometro. Quindi questo è in una corrente a pelo libero. In una corrente in pressione, invece, se io innesto un piezometro, tenete presente che nelle correnti in pressione, cioè nelle correnti, il piezometro va sempre inserito. Non è una cosa che facciamo noi inserire il piezometro, però giusto che lo sappiamo. Deve essere inserito perpendicolarmente all'asse del moto. Perché se fosse inserito, per esempio, così, risentirebbe della, diciamo, la misura sarebbe falsata dal movimento dell'acqua. Invece, se, come dire, la bocca del piezometro è, o meglio, se l'asse del piezometro è perpendicolare all'asse del moto, la velocità è ininfluente rispetto all'innalzamento dell'acqua nel piezometro. Quindi, a differenza che nelle correnti a pelo libero, nelle correnti in pressione si ha un innalzamento dell'acqua nel piezometro. Visto in visto in sezione trasversale, quindi il piezometro rimane all'interno della corrente, non viene collocato fino all'esterno. Nella corrente in pressione, sì, dici? Pressione. In che senso all'interno? Cioè è così, è come questo disegno, viene inserito lateralmente. Okay. Lateralmente e col suo asse perpendicolare all'asse del moto. Quindi noi possiamo inserire un piezometro o superiormente o lateralmente in qualsiasi punto del perimetro, diciamo, della parete, e noi avremo un innalzamento del liquido fino a una certa quota corrispondente alla pressione che diciamo che esiste all'interno del condotto. Allora, altezza geometrica
e altezza piezometrica nelle correnti a pelo libero e in pressione. Ah, però stiamo passando alle correnti adesso. Però sì, giustamente parlando di energia potenziale, rimaniamo nell'energia potenziale, però nelle correnti, non più nei serbatoi. Allora, se noi convenzionalmente, noi abbiamo detto che ogni molecola qui ha uguale carico idrostatico, no? O che si trovi magari sul pelo libero. Ecco, sul pelo libero, una molecola che si trovi sul pelo libero ha carico piezometrico nullo, perché essendo sul pelo libero la sua energia di pressione è nulla. Invece, quindi la sua energia potenziale è costituita solo di energia gravitazionale. E poi invece tutte quelle che si trovano all'interno della sezione hanno una certa quota dell'una e una certa quota dell'altra. Però, qui stiamo parlando di energia potenziale di singole molecole. E se io voglio sapere l'energia potenziale della corrente, allora, convenzionalmente, nelle correnti a pelo libero, per altezza geometrica si intende la quota del fondo sul piano orizzontale di riferimento. Quindi in questo caso, questo zeta è questa è la zeta della corrente. L'altezza del fondo alveo sul piano orizzontale di riferimento. Invece, per altezza piezometrica della corrente, si intende la profondità della corrente. Invece, il carico idrostatico totale della corrente, ovviamente, è la somma, o quota piezometrica, è la somma delle due. Magari aggiungo questa H maiuscola, gli aggiungo un pedice, IS, idrostatico. Sì, il piano dei carichi idrostatici in questa sezione coincide con la quota del pelo libero. Quindi nel corrente pelo libero l'altezza, cioè zeta, l'altezza geometrica, è uguale all'altezza dell'alveo rispetto al piano di riferimento All'altezza del fondo del alveo. fondo. Mentre nelle correnti in pressione. Nelle correnti di pressione lo stiamo per dire. Ah, però rimaniamo un attimo sulle correnti a pelo libero. E vabbè, immaginiamo una corrente a pelo libero in orizzontale, cosa che può esistere, perché se ha una pendenza a monte e una pendenza a valle, ci può avere anche dei tratti orizzontali. Per semplicità, diciamo la faccio orizzontale.
Allora, abbiamo detto che il piano di carichi idrostatici coincide col pelo libero, data una sezione. In questa corrente che si muove orizzontalmente, possiamo individuare quella che viene chiamata linea piezometrica. Per poter parlare di linea piezometrica, noi dobbiamo vedere una corrente in profilo longitudinale, no? Come dire, la dobbiamo vedere di lato la corrente. In questo caso, la linea del pelo libero ci dà l'energia specifica potenziale totale, no? Perché la somma, mettiamo che questo qui è il piano orizzontale di riferimento, vabbè, diciamo dovrebbe essere un piano, mi è venuto storto. Quindi questa qui H sarebbe la quota piezometrica o il carico, magari scrivo IS, carico idrostatico. Che stavo dicendo? Ah, la linea del pelo libero si chiama linea piezometrica. Corrisponde alla linea del pelo libero. Sì. Dell'energia potenziale. Si trova sul pelo libero. Sì. Ha Abbiamo detto che è energia potenziale nulla. Potenziale energia di pressione nulla. Esatto. di pressione. Mi stava chiedendo Leroni, una molecola sul pelo libero. Una molecola sul pelo libero ha energia di pressione nulla, proprio perché si trova sul pelo libero per la legge di Stevin. Allora, vediamo adesso in una corrente in pressione,
Allora, adesso dobbiamo vedere qual è l'altezza geometrica e l'altezza piezometrica in una corrente in pressione. La guardiamo di profilo longitudinale. Allora, dobbiamo tenere presente la mezzeria, diciamo l'asse del condotto. Tutte le, diciamo, le due altezze si esprimono, anche qui convenzionalmente, in base a, cioè avendo come riferimento l'asse del condotto. Quindi abbiamo che zeta. Avremo zeta e i su gamma sono E questa, a questo punto gliela faccio. Ok, allora mi sa che per tutti i carichi, diciamo, quello che c'era da dire sui carichi idrostatici l'abbiamo detto. Allora adesso possiamo passare all'energia cinetica, anzi, all'energia specifica cinetica. Allora, ovviamente qui parlando di energia cinetica parliamo di liquidi in moto, perché diciamo, a voler sottilizzare uno potrebbe dire, però se la velocità è zero, l'energia cinetica è zero, quindi potremmo parlare anche di liquidi in quiete, però diciamo, non ci interessa. Diciamo, parlando di liquidi in moto, aventi quindi una velocità non nulla, e prendendo a riferimento una masserella d'acqua, non so, qui questa per esempio, di massa m, allora una massa d'acqua, diciamo, di massa m ha energia cinetica normale, non quella specifica, l'energia cinetica è data da un mezzo di m. Al quadrato.
Uso il V piccolo perché non sto parlando della velocità della corrente, bensì di una masserella d'acqua. E proviamo a esprimere quella massa. Dunque, voi sicuramente vi ricordate la formula del peso per la prima legge di Newton, forza uguale massa per accelerazione. Quindi il peso è dato dalla massa di un corpo per l'accelerazione di gravità g, 9,81 metri al secondo quadrato. Di conseguenza, noi possiamo anche esprimere la massa come peso su accelerazione di gravità. Dico bene, sì. Sì. Peso su accelerazione di gravità. Questo è G, sembra Y. Quindi noi possiamo scrivere che l'energia cinetica è data da un mezzo di P su G per V al quadrato. Se noi, invece, se noi vogliamo un'energia cinetica specifica, come dobbiamo scrivere? Energia cinetica S specifica è data, se, come al solito, da energia su peso, quindi l'energia cinetica sul peso. Quindi dobbiamo sostanzialmente dividere ambo i membri di questa equazione per P grande, per il peso. E quindi ci viene un mezzo, dunque un mezzo di P su G V quadro per 1. Semplificando. Come si usa scrivere solitamente, abbiamo che l'energia cinetica specifica, quindi chiamiamola per esempio H con C, altezza cinetica, è data da V quadro su 2. Si usa scrivere così, non un mezzo, eccetera, eccetera. V quadro su 2g. Se ci riferiamo a una masserella d'acqua o a una linea di flusso. Se invece ci riferiamo alla energia cinetica della corrente, allora H con C è data dalla velocità media della corrente su 2g. Anche questa la dobbiamo saper ricavare, ma la dobbiamo anche sapere a memoria. Quindi la prima se ci riferiamo A a... una linea di flusso, diciamo A, vi ricordate i filetti fluidi, le microcorrenti? Ah, qui ho fatto la particella d'acqua fuori del tubo, ma me ne sto accorgendo. Scusa. C'è una cosa che cambia proprio perché non ci riferiamo all'energia cinetica, ma all'altezza cinetica. Sì, l'energia specifica è un'altezza e quindi in questo caso l'altezza cinetica. Scusa. In questo caso ci riferiamo a... Nel secondo cosa ci In secondo cosa? Cioè questa qui Sì. evidenziata? Questa è la velocità della corrente, cioè la velocità media della corrente nella sezione, mentre V piccolo è la velocità di una linea di flusso, che potrebbe essere per esempio questa, no? La velocità di una qualsiasi di queste linee di flusso, perché voi, se vi ricordate, in un condotto c'è grosso modo una distribuzione di velocità di questo tipo, col massimo in mezzeria. La media di queste velocità potrebbe essere questa, fatta un po' troppo piccola come al solito,
Allora, tutte queste frecce rappresentano i valori di velocità, no? Nella sezione. Questa freccia più spessa, invece, quindi le piccole, quelle sottili rappresentano le varie V. La grande invece rappresenta la velocità media. Ora, siccome di solito noi ci occupiamo, ci serve l'altezza cinetica della corrente, la forma che noi utilizziamo è questa con la V maiuscola, che sta a indicare la velocità media della corrente. Allora, vediamo se in un paio di minuti riusciamo a visualizzare l'altezza cinetica, perché noi abbiamo detto che esiste, ma non l'abbiamo ancora vista. Allora, partiamo da un condotto a pelo libero. E prendiamo una sezione trasversale e immergiamo un tubo di questa forma. Vabbè, io la farò piuttosto grossolana. Alla fine è sempre un piezometro, eh? Però è un piezometro diverso dal solito. Perché se vedete ha la bocca che è diretta verso l'asse del nuoto. In questo caso è diretta verso monte, potrebbe essere diretta anche verso valle, però quello che a noi interessa è verso monte. Quindi ha la bocca di diretta verso monte. Allora, poi lo approfondiremo, però se noi vogliamo visualizzare l'altezza cinetica, dobbiamo inserire questo particolare dispositivo che si chiama tubo di Pitot, scritto Pitot, e noi vedremo che in questo tubo il livello del pelo, il menisco, diciamo, all'interno di questo tubo si innalzerà oltre il livello del pelo libero. Oh, questa qui è H con C. Visto invece in sezione trasversale,
Ora chiaramente noi non, sì, però con questo è un normale piezometro trasversale. Invece questo qui che noi abbiamo immerso nella corrente, noi diciamo qui, ma non riesco a fare il tridimensionale, però mentre nel piezometro, in senso stretto, vediamo l'acqua che qui risale fin qui, cioè rimane allo stesso, rimane a livello del pelo libero, o anche se noi innestiamo, diciamo, immergiamo un semplice tubo qui, in questo tubo l'acqua rimarrà qui, a questo livello. Nel tubo di Pitot, che ha la bocca rivolta controcorrente, vedremo che l'acqua risale a questo livello. Anzi, diciamo a questo, così è più pratico da disegnare. E questa qui è il quadro su 2. L'unica cosa che dovremmo sapere per poter innestare correttamente il tubo di Pitot, innestare, diciamo, immergere il tubo di Pitot in una corrente a pelo libero, dovremmo sapere dove, in quale di tutti questi punti si ha, diciamo, la velocità, perché il tubo di Pitot misura una velocità puntuale, no? Misura la velocità di un filetto fluido, non di tutta la corrente. Perché il tubo di Pitot mi dia la misura della velocità della corrente, quindi della velocità media nella corrente, devo inserire la bocca, devo fare in modo che la bocca d'ingresso del tubo di Pitot si trovi in un certo punto della corrente dove si realizza, dove sia la velocità del filetto fluido coincide con la velocità media. Però adesso non abbiamo il tempo di farlo vedere, lo vedremo la volta prossima. Quindi dobbiamo, la volta prossima dobbiamo far vedere anche il tubo di Pitot nelle correnti in pressione. Dobbiamo ultimare questo e fare il tubo di Pitot nelle correnti in pressione. Domani idrologia. Domani idrologia, sì.